Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voliamo insieme in Medio Oriente e prepariamo questi gustosissimi triangolini croccanti con all'interno una crema di latte e semola. Detto questo, andiamo in cucina e cominciamo a preparare. Per preparare i triangolini croccanti con la crema ci servirà della pasta fillo, del burro fuso, mezzo litro di latte, un cucchiaio abbondante di zucchero, un cucchiaio abbondante di latte condensato, due cucchiai di farina di semola, qualche goccia di essenza di vaniglia, un po' di granella di pistacchi e lo sciroppo di zucchero. La ricetta la trovate sempre qui sul mio canale. Per prima cosa preparo la crema. Metto nel latte i due cucchiai di semola, lo zucchero, il latte condensato e l'essenza di vaniglia. Poi metto tutto sul fuoco e lascio addensare la crema. Una volta pronta, la metto in una ciotola e la copro a filo con la pellicola in modo che non si formi la pellicina. Mentre la crema si raffredda, preparo i triangolini croccanti. Ho fatto sciogliere un po' di burro, poi ho preso una teglia, l'ho rivestita di carta forno e l'ho spennellata completamente. Ho preso anche la pasta fillo e l'ho tagliata in rettangoli. Ora li spennello uno alla volta facendo tre strati, sempre spennellandoli tutti. Una volta che i rettangoli sono pronti, li piego a metà per formare dei quadrati. Una volta fatti anche tutti i quadrati, li ripiego a metà per fare dei triangoli. Dopodiché li cuocio in forno caldo a 180 gradi per 10-15 minuti. Dovranno venire belli dorati. Quando li tolgo dal forno, li lascio intiepidire e li allargo leggermente per creare una cavità dove metterò poi la crema. Adesso che i triangoli sono tutti freddi, li riempio con la crema. Mi raccomando, mettetene tanta, più ne mettete, più saranno buoni. Dopo averli farciti tutti, li bagno abbondantemente con lo sciroppo di zucchero e poi li decoro con la granella di pistacchio. E i triangolini croccanti con la crema di latte e semola sono pronti. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!